Che c'è? Volete i pattini? Ma che pattini? Io devo parlare con la... Volete? Parlare con questo fracasso? Ma è possibile? Io c'è con la signorina Renata Croce. Sono il suo ragioniere. Ah! Andiamo. Eccola là. No, signorina! No, per frega! Signorina! No, no! Signorina, su, facciamo provare un po' d'emozione al ragioniere. Emozione, ma io soffro il mal di mare. No, no, signorina. Allora, signorina. Signorina, scusate, ma io soffro il mal di mare. Andiamo all'ospedale. Ora basta. Vi sentite male davvero? Volete bere qualcosa? Grazie, ora è passato. Scusate, devo parlare con la signorina. Due parole soltanto. Abbiate pazienza, ragazzi, lasciateci. Sì, andiamo. Se volete consigliarmi di ridurre le spese, potete aspettare un altro momento. Del resto, meno di così non posso spendere ormai. No, no, non sono venuto per consigliarvi a ridurre le spese. Meno male. Ma di abolirle addirittura. E perché? Il vostro tutore, questa notte, improvvisamente... è morto. Poverino. Poverino voi. Perché? Quel mascalzone ha divorato tutto. Mm-hmm. Non ho capito. Tutto. Ma voi avete l'aria di non credermi. Ragioniere, voi volete dire che il mio patrimonio... Ecco, ha abusato della sua posizione, delle facoltà testamentarie. Più nulla. Capisco, ma qualcosa sarà pur rimasto. E qualche cosa, sì. Ma è troppo poco per voi. Antonio, le mie scarpe. Ma che presto? Ci divertivamo tanto. Ma perché? Cos'è accaduto? Ritorni? Niente, niente. Una ragazza sola al mondo ha tante cose cui pensare. Affari, affari. Sì, sì. Ma ci vedremo presto. Dico, non vorrei dimenticarti la promessa che ti hai fatto. Che promessa? Ah, la festicciola, certo. Vi aspetto tutti mercoledì, eh? Ciao, ciao, mercoledì. Ciao, ciao, ciao. Su, ragazze, che vi piglia? Non siamo mica ad un funerale. Allegri, bevete. Ma sì, beviamo. Bisogna assorbirsi. Povera Renata, cosa sarà? È già in miseria. Sai cosa penso? Che la miseria è una cosa molto facile e ci si arriva così, da un momento all'altro. Pronto? La signorina Croce? Ah, commendatore. Buongiorno, signorina. Dite, dite. Sono lieto di dire che la vostra domanda è stata accolta. Ma la notizia più importante è... che vi è stata riservata la piazza... di... un momento, credo. Ecco, ho trovato. Vi è stata riservata la zona delle Alpi. Ebbene, voi capirete proprio qui alla stagione. Venite a stasera. Grazie, commendatore. Verrò fra un'ora. Perché? Oh, anche subito. Sì, sì, ho molta fretta. Grazie. Grazie. Ragazzi, ho risolto il problema. Hai recuperato la tua eredità? Non questo, ma forse di meglio. Un matrimonio. Ma insomma, voi proprio non potete immaginare che si possa risolvere il problema della vita anche lavorando. Lavorando, lavorando. Ma che razza di lavoro vuoi metterti a fare? Sì, censura. Lasciatele dire, oggi non mi offendo più di nulla. Ma vi prometto che da qui a un anno vi offrirò un ricevimento molto più ricco di questo. Tra un anno? Un anno. Spiegati, che cosa farai? L'avvocato? Il medico. Il portalettere. Silenzio, lo vedrete. E adesso via tutti, eh?
Fatemi il piacere, prendete i pochi dolci che sono rimasti. Vi permetto anche di prendervi le bottiglie. Ma perché ci prendi? Ma sono fatte sempre. Su, prendete. Le caramelle, il cioccolato. Grazie. Sbattiate le bottiglie. Prendete tutto, non deve rimanere più niente. Ma poi via subito, Perché fra 5 minuti io non sarò più Renata, ma la signorina Croci, piazzista della casa Fumaroli, editrice della grande enciclopedia universale. No. E adesso, amici, vi auguro ogni bene. E ricordatevi di me, andate ciao. Via, Senti, Renata, io... No, niente lacrime. E manda giù quel boccone. Mi metto il cappello ed esco con voi. Renata! Ecco, signorina, questi sono i prospetti per le associazioni all'enciclopedia. E questo è il volume. Non trovo il volume. Ecco. Questo è l'elenco degli indirizzi presso i quali dovete rivolgervi per il vostro lavoro. È una facilitazione per voi che siete principianti. In quanto al biglietto? Lo io. Spero di rispondere alla vostra aspettazione. Certamente, con una voce così bella. Ed ora buon viaggio, cara. Buon viaggio e scriveteci ogni 10 giorni, eh? Lo farò, non dubitate. Arrivederci. Credo che riuscirà quella ragazza. Lo credo anch'io. È bella. È bella? Mm. Molto? Assai. E allora non riuscirà. Fortuna che non l'ho stipendiata. Non ho mai visto due mani così delicate sfogliare un librone così brutale. Mi viene in mente la favola della Bella e la Bestia. La bestia, naturalmente, è il librone, si intende? Fate attenzione, signorina, se cadete dentro quel libro farete la fine di un fiore commemorativo. Avete ragione, questo libro ha veramente il fascino d'un abisso. Che cos'è? La grande enciclopedia universale. Un volume molto interessante che è costato 20 anni di lavoro a 150 professori. La lettura di questo libro è quanto di più affascinante ci possa essere. Davvero? Guardate per esempio questo tavolo, Berillo. Ecco, prima di tutto voi qui potete apprendere tutto ciò che concerne il Berillo. Scommetto che anche voi non siete molto informato sul Berillo. Il Berillo? Eppure può essere molto utile sapere qualcosa sul Berillo. Guardate, Berillo comune, celeste chiaro, grosso cristallo prismatico incompleto. Interessante, no? Però... Non vi interessa il Berillo? Allora guardate qui. Beozia, ecco, voi qui potete sapere tutto ciò che concerne la Beozia. Ah, ho capito, voi sareste forse un agente della casa editrice. Bravo, siete perspicace. No, nulla in comune con la Beozia. Lui invece sì. Credo di essere fortunata ad aver incontrato voi. Sento che sto facendo il mio primo affare e che tutto incomincia bene per me. Ah, perché voi incominciate ora il vostro mestiere. Sì, non ve ne siete accorto? No. Sono contenta, si vede che ho delle qualità. E come mai? È la vita, caro signore. Io fino a 3 giorni fa ero quasi ricca. Oggi devo lavorare per vivere. È proprio indispensabile lavorare? E che altro potrei fare? Potrei darvi un consiglio? Non vi ho chiesto consigli. Vi ho chiesto soltanto l'abbonamento a questa enciclopedia. In modo? Eccolo. Tuttavia, se per avventura... Grazie, non ho bisogno di parafulmini. Tuttavia... Sono stanca, volete lasciarmi riposare? Volentieri. Ora buon riposo. E in bocca al lupo.
Bentornato, signor Melchiorri. Ben trovato, Valentini. Come va? È così. Buona fortuna, signorina. Grazie. Signor Melchiorri, volete avere finalmente la prova che non sbaglio mai? Ma perché? A leggere la fisionomia? È una bella fissazione la vostra. No, è una teoria. Ogni essere umano rivela se stesso nel sorriso. Il sorriso non nasconde nulla di sé. Per esempio, quella bella signorina che avete salutato è una studentessa che viene a passare qualche giorno qui a Orta, non sa dove andare e consulta la grossa guida. Avete sbagliato anche questa volta. È una libraia. E voi che cosa fate? Aspettate clienti? A tutti i treni. Una bella seccatura la vostra. No, anzi, si vede partire molta gente. È splendido vedere partire la gente. È un modo di viaggiare in prima classe, eh? Arrivederci, Valentini. Spero vedervi da noi. Per bacio. Arrivederci. Insomma, nessuno mi dà retta. Sono due ore che grido, squillo, vocalizzo. Oh, mio buon Valentini, giungete a tempo. Aiutatemi a montare in carrozza. Subito, contessa, subito. No. La carrozza, c'è mezzo elegante di locomozione, non è vero Valentini? Dicono l'automobile. Oh, è spaventoso. Che cosa c'è di più bello e di più comodo di una carrozza? Lo vedete questo bastone? E se oggi trovo l'ingegnere? Beh, e tu che fai? Non cammini? Se non mi dite dove devo andare. Io voglio trovare l'ingegnere Eustachio. E chi è? Insomma, vai, cammina. Incomincio dal negozio Tommazzoni. Il signor Tommazzoni. Da quella parte, al bar. Grazie. No, scusate, signor Tommazzoni, non mi avete capito bene. Le porte della villa non sono a un battente, ma a due. A due? Al giorno d'oggi? Ma cos'è, una villa storica? Mi meraviglio di voi. Il signor Tommazzoni, per favore. Sono io, ma adesso non ho tempo. Se avete bisogno di qualche cosa, rivolgetevi. Grazie, avrei proprio bisogno di parlare con voi. Se volete appiopparmi della merce, vi dico subito che la mia bottega al momento è completamente provvista di tutto. Spero che vorreste concedermi un minuto. Un momento solo, signorina. Appena avrà capito quello che voglio io, sarà più affabile con voi. Graziosa quella fanciulla. Se io fossi in voi... Dite, andiamo, sentiamo. Non è l'ingegnere Eustachio che non ha che finge di non vedermi? Non lo so, signora, non lo conosco. È lui, fa come i bambini. Si voltano verso il muro e sperano di non essere veduti. Lo vedete che mi prendete in giro? Lo sapevate che sarei venuta alla villa, ma voi via come un pesciolino. Contessa, un momento solo, parlo di cose che riguardano la vostra villa, le rifiniture. Queste rifiniture non rifiniscono mai. Fate, ma non sperate di sfuggirvi, vi tengo con mano salda. Quel mariolo lì doveva consegnarmi la villa 2 mesi fa, lo devo cercare per tutto il paese, si nasconde, ha paura di me. Che cos'è questo librone? Questo, un'enciclopedia. Una pubblicazione che non dovrebbe mancare mai. Che pazienza a scrivere tante pagine. Ho sempre avuto paura dei letterati. E questo è un volume solo, la pubblicazione intera è di 30 volumi. 30? Tutti così grossi? E chi li legge? C'è tutto quello che uno può desiderare di sapere. Guardate. Batteriologia. Derma. Canto. Canto no, in questo volume no, nel successivo. Questo è il volume Baltabic. Baltabic, che nome strano. Io comincio proprio a non capire più nulla di questo mondo. Eccomi, contessa, sono i vostri ordini. Permettete, contessa. Come fate a sapere che sono contessa? L'ho sentito dire dal signore. Ah, già, brava. Contessa, c'è contessa nel vostro librone? Nel volume successivo. Sempre nel volume successivo, che strano. Però siete molto carini e spero di vedervi ancora. Non è vero che è molto carina? Dunque, che cosa volete? Conoscete una pubblicazione del genere? Un libro è enciclopedia universale. Molto utile, specialmente per i commercianti che non hanno il tempo di formarsi una cultura. Come sarebbe a dire? Io sono dottore, signorina, dottore. Volevo dire che non hanno il tempo di leggere libri. Ma non ce n'è nessun bisogno. Io vorrei... No, io ho capito, voi volete rifilarmi questo libro. 30. Domando io se c'è giudizio. Buongiorno, signorina, buongiorno. Signorina, scusate, venite qua un momento. Spero di aver frainteso. Volevate proprio rifilarmi quel libro oppure... Oppure che cosa? So, poteva anche essere una scusa. Che scusa? Così tanto per attaccare discorso. E insolente. Che ne so io? Oggi le donne le vanno a pescare tutte. Buongiorno. Scusate, l'avvocato Marino. Niente. No, ma... L'avvocato non c'è. Marina!
Signorina, copia questo. Oh, la signorina? L'avvocato Marelli. Precisamente. Ma avevano detto che non eravate in ufficio. E invece ci sono. Ha detto che non è una cliente. Ma chiunque entra nello studio di un avvocato deve diventare cliente. Se non l'avvocato è indegno della tradizione. Prego, signorina, ho appena un minuto per voi. Perché il mio studio stamattina ha tanto sole. Prego, accomodatevi. Grazie. Io sono la rappresentante di una grande casa editrice che ha pubblicato un'enciclopedia universale. Sono 30 volumi bellissimi, dei quali ecco un saggio. A un uomo di cultura questa pubblicazione non può mancare. Credo che avrò l'onore di portare la vostra scheda d'abbonamento al mio editore. Eccola. Come? Un'enciclopedia? Uh-huh. Ah, avete detto enciclopedia? Ce ne sono di parole qui, eh? Bella vista, belletto, belletta. No, volevo dire che la parola bellezza, come è definita qui nella vostra enciclopedia, non esprime nemmeno lontanamente quello che voi siete. Avvocato. Oh, non abbiate. Io sono pratico di donne. Beh, tutte queste carte parlano di donne, ma nessuna di queste ha il vostro fascino. Voi siete. Avete suonato? No, non ho suonato. No, non è possibile parlare in questo momento di enciclopedia. Beh, se volete tornare domani sera alle 7. Non vi fate illusioni e non tornate nemmeno domani alle 7. Qualche volta io voglio trattarti come un gulag. Lo sai cosa sono i gulag? No. No? I gulag sono dei ragazzi negri punti dalla mosca del sonno. Allora lo stregone, per svegliarli, li prende per i piedi e li getta 3 volte in acqua con la testa in giù. E si svegliano? O non dormono più per una settimana. Togli. Volete dire? E io torno indietro. È inutile che vi faccia la corte se siete innamorata dell'africano. Oh, innamorata. È un uomo interessante. Fantasia. Perché viene dall'Africa. Perché ha una miniera nel Tanganyika. Perché vive solo in una villa abbandonata. Perché non guarda in faccia a nessuna. È un polpone. Il giorno che saprete come si chiama, che cosa pensa, come vive, non mi interesserà più. Fascino dei segreti. E allora, se siete geloso, perché non me lo presentate? Io non sono geloso affatto. Faccio delle considerazioni psicologiche. Mm-hmm. Voi altre donne, siete tutte così. Dove andate? Vado a prendere dei colori, se non vi dispiace. Domani voglio lavorare 10 ore, mi sento in vela. Ma questo non interessa un artista che lavora. Oh, invece di sbagliare, io brucio dal desiderio di sapere chi sarà la donna fortunata che voi avete scelto per il nudo della vostra amante segreta. Non la trovo, non la trovo, non c'è. Vedete, quello che mi occorre è un corpo perfetto, armonico, provocante, sì. Ma casco, ecco. Non c'è, ben vado, eh. Terrigante. Cosa volete? Non siete gentile, sapete. Sì, non dico, è apprezzabile. Ma vi manca una qualità essenziale, la castità. Stupido! Gli era accaduto? Giovane donna che guarda il lago in cerca di ciò che i pensieri umani non riescono a dare. Bella composizione, no? Un po' oleografia, cartolina illustrata, se vogliamo, ma infine. Riganti! Sono gelosa!
Buongiorno, signorina. Buongiorno. Come vanno gli affari? Male, male. Finora siete rimasto il mio solo cliente. Davvero? Volete prendere qualche cosa? Io sono là. Venite al mio tavolo. Parleremo. Vai. Decisamente voi non potete vedere una donna senza fare l'asino. Non è esatto. In questo momento io sono un cane da tartufi che fiuta la terra. I vostri clienti non sono stati gentili con voi? Sapevo che tutto questo sarebbe accaduto. Ma io voglio lavorare, guadagnarmi la vita. È possibile che appena una ragazza graziosa... Mia cara, la bellezza femminile è come un esplosivo. Bisogna tenerlo chiuso, è un'imprudenza portarlo in giro così. Sentite, ho un'idea. Venite con me. Ma cosa fa? Aspetta. Valentini, rispondete! Pronto? È inutile pretendere che io rinunci a una segretaria quando tu non capisci niente. Questo è il carico, quest'altro è lo scarico. Il carico si registra qui, lo scarico qui. Poi la somma, riporto. Il conto della cassa è a parte. Signora Antonia, il manzo è già tagliato. Vengo, vengo. Non c'era nessuna ragione di licenziare la segretaria Cavesi. Ecco, che cosa mi riduce la tua stupida gelosia? Sì che c'era la ragione. Non mi andava più. Ecco, vai, 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 vai. Vattene in cucina. Avete sentito, signor Melchiorre, il temporale in Puglia? Cosa c'è? Signor Melchiorre chiede di parlarvi. Andate di là, mettere un po' d'ordine. Pronto? Ciao, signor Melchiorre. Spero che vi siate deciso a cedermi quella terra al prezzo che vi ho detto. Avete sotto mano? Brava? Sì, bravissima. Conosce 7 lingue. Sì, 7. Nell'amministrazione, è perfetta. Ah, sì. Anche nella corrispondenza. Insomma, una segretaria ideale. E dato che voi ve ne interessate, io penso che debba essere anche carina. Sì, ma, insomma, volete vedere se vi è utile in ufficio? In ufficio, eh? Va bene, verrà oggi stesso con una mia lettera. E scusate, quanto le date fino alla fine della stagione? 1.300 lire? Arriviamo a 1.500. Va bene, d'accordo. Ecco fatto. Speriamo che chiuso nello sgabuzzino di Mori sarete meno pericolosa al prossimo e a voi stessa. Grazie molto. Non prego. E intanto che attendete l'ora di presentarvi, non vorreste fare colazione con me in un ruolo pittoresco? Non sarebbe meglio di no. Meglio per chi? Per tutti e due. Insomma, non volete nemmeno concedermi questo? Nemmeno. Ad una camera con bagno esposta a mezzogiorno? Impossibile, signore, non ci sono le camere esposte a mezzogiorno e con vista sola. Ma io sono Fulvio. Mario Fulvio, attore cinematografico. Non avete visto il mio ultimo film, La prima donna che passa? No, ma proprio non so che fare. E perché? Perché il lago è a ponente dell'albergo. Le camere che sono a mezzogiorno guardano dall'alto. Strano. Del resto potete rivolgervi al signor Valentino. Valentini? Un momento, vengo subito. Dicevo, il pensiero che la serranda non ti va bene. E mi va il nervo. E perché io già lo so, la mattina quella sciabolata di luce che passerà mi colpirà proprio sugli occhi. Non dubitate quanto sarà fatta. Sì, ma deve chiudere ermeticamente. Ho capito bene, ermeticamente. Permettete. Grazie. Quest'uomo, questo sedicente artista che ha raggiunto la gloria evidentemente con qualche misterioso sottoposto, ha dichiarato che nessuna di noi ha il nudo di cui il suo genio ha bisogno per terminare quel quadro. Ma che ne sa se non mi ha mai vista? E poi senti, il mio costume da bagno è troppo discreto. Anche il mio. Attenti, voi cadete nella rete. Non capisco. Vi vuol vedere tutte. Ma no, io non voglio vedere nulla. Certo, se devo ricredermi sulle vostre partenze, è necessario che mi documenti. Che... Bene, facciamo un concorso a premi. Benissimo, vogliamo il regolamento e un arbitro. Arbitro il mio senso estetico. Ah, domani alle 10 io sarò al bagno, munito di due occhiali pieni di ottimismo. Oh, ottimismo. Oh. La signorina? Ho una lettera per il signor Mori. Un momento.
Volete accomodarmi, signoria? Chi è? Una nuova cliente? Come si chiama? Di dove viene? Non rispondere a nessuno! Tu sei un portiere, non un portinaio! Chi è? Chi è? Egregio signore, io sono un portiere, non un portinaio. Allora, signorina, volete vedere di che si tratta? Sono a vostra disposizione. Accomodatevi, signorina. Sarà meglio che mi metta in libertà, permettete. Fatto, fatto. Oh, scusate. Ah, niente, non sapevo che questa tavola avesse degli spigoli. Venite qui. Adesso vedrete che tutto vi riuscirà molto facile. Questo è il carico, questo è lo scarico. E se volete che mi incarichi io di istruire la signorina? Beh, levatevi di torno voi. E chiudete la porta. Antonia? Antonia? Vengo. Necessario che io vi presenti a mia moglie? No, non conta nulla, si intende, perché qui comando io. Sapete bene per evitare storie. Questa è la mia nuova segretaria. Spiega gli orari e parti dall'alloggio, ma presto, perché poi devo metterla al corrente del servizio. Voi lavorerete dalle 9 alle 11 e dalle 2 alle 7. Prenderete la vostra colazione qui. Però la sera potrete mangiare col personale. Il capo cameriere Ottaviano vi mostrerà il vostro alloggio. Qualche volta mi aiuterete in cucina se ci sarà bisogno. E poi... Beh, basta. Adesso non puoi andare. La cerimonia necessaria, ma non vi preoccupate. Da noi ci si metterà sempre d'accordo. Sedete. È vero che noi andremo d'accordo. Ah, poca confidenza con quel giovanotto. È un imbecille. Io l'ho preso segretario d'albergo perché non c'era altro, ma è un pettegolo. Al lavoro, al lavoro. È arrivata questa mattina, l'ho venuta io alla stazione. Per venire qui. E chi lo sa, ha portato un biglietto del signor Melchiorri, il proprietario di terre che confinano con l'albergo. Signor Valentini, siete desiderati. Ah, scusate. Signor Valentini. Che c'è? Vi vuole il padrone per lo scarico della dattilografa licenziata. Coraggio, amico mio. Perché? Credo che dovrete sentirvi dare del porto. Paura anch'io. Buongiorno. Dove la butta che è stata preparata per la signorina? Devo aspettare. 100 lire di meno. Voglio parlare col padrone. Non è possibile, è veramente occupata. Voglio parlare col padrone. Voglio avere la soddisfazione di dirgli tutto quello che penso di lui. Farabutto. Vigliacco. Ma le scale, c'è la clientela. Me ne fischio della clientela. Io sono stata licenziata senza nessuna ragione. Non vorrei avervi fatto del male involontariamente. In caso ditelo, perché io... Che cosa c'entrate voi, povera disgraziata? Siete più bella di me, ecco tutto. Solo per questo vi ha presa. Del resto poi, sempre così finisce, ragazza mia. Insomma, signorina, se avete qualcosa da dire, qui sono io. Voi siete un pagliaccio. E dite al vostro padrone che se lo incontro per la strada lo copro di schiaffi. E lui sa il perché. Cosa c'è? Niente. Ah, a me non si può mentire. Voi avete pianto. Anzi, per essere più precisi, voi state piangendo. Bello. Ma non ci badate. Questa vita è miserabile, lo so. Ma noi che la sopportiamo insieme, dobbiamo aiutarci a vicenda. Io e voi, per esempio. Insieme, solidali, potremmo resistere magnificamente a questa miseria. Che ne dite? Grazie, ma io qui sono sola e devo restare sola. Perché? È un voto, una fissazione, una necessità, un'assegnazione, non capisco. Forse tutte queste cose messe insieme. Va bene, però vi faccio osservare che io non sono uno dei soliti segretari d'albergo. Non ho trovato da fare niente e perciò sono qui. Sono sempre dottore. Oh, non ditelo a nessuno, che se lo sa il padrone, mica ci avviesse due piedi. Quello ha un fatto personale con l'università. Allora accettate? Alleanza, fratellanza, solidarietà. Tutti per uno per tutti. Concordia, amore. Ah, vedete che sorridete. Ma siete sempre qui voi?
di là, giovano. E voi, signorina, andate a vedere il vostro alloggio. Cercate di Ottaviano. Buonasera. Buonasera. Piacere. E volete indicarmi il mio alloggio, per favore? Prego. Potrei fare due passi prima di entrare nell'alloggio? Ma veramente il principale ha detto... Ma il principale non può importare se quando non sono in ufficio trascorro le mie ore all'aria aperta o in casa. Sì, ma è un uomo autoritario e non vorrei che... Allora andiamo. Ma se volete per voi posso fare uno strappo alla mia tradizionale disciplina. Volete andare sul lago? Da quella parte. Quando sarete stanchi di passeggiare e volete rientrare, mi troverete qui su questa panchina. Tutte le sere mi nascondo per fumare un sigaro e meditare. Vi aspetterò affettuosamente. Grazie. Mai a regare una barca. Scommetto che invece di guardare il motoscafo sta giocando a mosca cieca. Volete parlare del ragazzo che vi accompagnava anche stamattina? Sì, l'avete veduto? E là, sotto gli alberi. Crick! Non gli fate del male. Ma è possibile che non ti riesca mai a stare al tuo posto? Eh? Bene. Mi faccio da papà. Il suo è morto laggiù. Volete fare una passeggiata in motoscafo? Adesso siete guadagnati. Una passeggiata? Sì. No, grazie, non posso. Allora, buonanotte. Buonanotte. Nel corridoio, ma se volete potete anche andare al lago, tanto i clienti fino alle 10 non vengono alle cabine. Avete dormito bene? Bene, grazie. Cercate qualcosa? Sì, il mio costume da bagno. Ah, ecco. Ah, un costume da bagno molto fine, eh? L'avete comprato a rate? Sì, a rate. Disgraziata anche voi. Ho cominciato anch'io così, con un costume da bagno. Thank you.
Accidenti a quelle galline. Scusate, signorina, non c'era nessuna cattiva intenzione. Se mi concedete di spiegarvi, ma voi prendete freddo, ma voi, per la vostra salute, non per il vostro pudore, voi non avete bisogno di vestimenti per difendervi dal desiderio. Mi sentite, signorina? Signore, vi prego, andatevene. Potreste procurarmi qualche noia, vi prego. Ragazzi! Sentite, vi chiamano. Ma non avete paura di nulla, io sono la discrezione. Se siete la discrezione, andate. Sì, ma sono anche l'arte. Ragazzi! Vengo! Signorina, io devo parlarvi assolutamente. È un discorso serio. Buono, quello che immaginate. Posso parlarvi per 5 minuti? Se vi dico di sì, ve ne andate. Subito. Allora sì. Grazie. Ragazzi! Sentite Renata, vi devo dire una cosa. Breve? Brevissima. Sono innamorato di voi. Ho capito. E voi? Che cosa? Siete innamorato di me? Non ne vedo la ragione. Pensateci. Ci penserò. Grazie. Vuol dire che non siete poi tanto innamorata di Melchiore? No, e che c'entra? Beh, qui fuori che fa la ronda. Aspetta che io esca per entrare. È un uomo ricco, indubbiamente, ma non ha un cuore d'oro come me. Pensate, noi due potremmo... Insomma, Valentini, per me scrivere la macchina è una vera tortura. Se poi vi mettete anche a chiacchierare. Badate, se esco io, entra Melchiore. Oh, è entrato lo stesso. Buongiorno. Posso salutarvi? Come state, signor Melchiore? Bene, grazie. Volevo sapere se l'ufficio vi piace. Sì, mi sembra abbastanza intimo. Dove vedi, Darina? Buongiorno. Buongiorno. Torno dopo. Potete parlare, signor Riganti. Non c'è nulla da nascondere. No, dopo. Cose intime, posso ritirarmi. Ma scusate, se si tratta di cose intime, sono io che devo andarmene. Ma signori, non so se comprendiate la strana situazione in cui mi mettete. Io sono molto grata a tutti di tanta simpatia, ma un po' di pace e soprattutto un po' di rispetto. Lasciatemi lavorare. Permettete? Melchiorri. Riganti. Piacere. Piacere mio. Allora, a 2 metri l'apertura della scala. No. Forse è meglio finirla alla sinistra così ci leviamo quel pensiero. Va bene. Ma... ecco. Cosa hai voluto dire? Io. Scritto lì. Ma non si capisce niente. Io voglio essere un luogo, viaggiare, leggere le barce col nodo taratara e essere cappio di una tv di energi. Non ti ridi, c'è poco da ridere, sai. Io voglio essere un uomo. Cosa è successo, Ave? Niente, vado io. Tu stai qui. Zitto! Ma chi è sta? Scommetto che sei stato tu. Sì, madonna! Ah, sì? Vieni qui. Vieni qui! Me ne avevo dimenticato. Perché hai legato Alex? Per fare il nodo taratà. Per fare il nodo taratà. E tu ti lasci legare come un salame. Ha detto, faccio scherzo, e io aspetta, chiamare il padrone, e viene uccello nero, gira, uccello mangiare me. Te gli daremo 10 frustate. No, piccolo piango, no, faccio sempre scherzo, padrone. Sì, bravo, Ahmed, bravo. Adesso vai a lavorare, eh? Guarda, ragazzino bianco, qualche volta fai scherzo, pure io qualche volta, eh? Vai, Ahmed. Sentito? Se a quello lì qualche volta gli si risvegliano gli istinti, tu vai a finire dritto in padella. E io cosa farei senza di te? No, ti ho detto di non baciarmi la mano. E io bacio Tovani. Però non scherzare più con Amen. Ho voluto provare il nodo che mi hai insegnato. Ti pareva essere nella foresta vergine, vero? Sì. E di aver vinto tutta una tribù. Sì. E la donna è stata prigioniera, l'hai fatta?
No, bisogna fare anche la guardia. Si fa sempre un segno di gioia. Allora, domani lo leggo ancora e faccio la danza. No. Perché non ridi mai? Sorriso mi pare. Ma tu non ridi mai? Perché non sono felice. Perché non sei felice? C'è qualcuno che ti fa del male? Sì, c'è qualcuno che mi fa del male. Chiama il negro e dimmi che lo mangi. Carne dura. Ma adesso stai zitto e vai a giocare. Buonasera, signorina Renata. Valentino, finalmente ho ritrovato la differenza di cassa. Pensate, 500 lire. Meno male, cominciava a stare in pena per voi. Pensavo già che ve li avessero rubati. E che mai, che idea? Eppure qui dentro viene un tipo. Qui non viene nessuno. Di Rivalta. Non è forse venuto di Rivalta? Un minuto cercava il suo cane. No, quello non va cercando cani. Quello ronda intorno alla cassa. Questo è il mio casellario giudiziario. Qui ci sono tutti i nostri clienti con tutte le definizioni. Conte Salotti, pazzo. Piarina Viana Ponzio, insoddisfatto. Conte Don Tini, pittore eleganti, delinquente estetico. Di Rivalta, ladro internazionale. Siete severo con i nostri clienti. E non sbaglio mai. Uno sguardo, pa! Il retroquefatto preciso, sintetico e infallibile. Non ridete. E arrivo perché sono felice. Che strana gioia si trova nel far quadrare le somme. L'avete mai provato? Io no, e non ci tengo. Povera Renata. Avete ragione. Che misera vita è mai quella che dà soltanto gioia come questa. Ma io scherzavo. La vita è davanti a noi e noi possiamo farne quello che vogliamo. Adesso chiudete, andate a cena, è tardi. E domani parleremo del destino. E vi dimostrerò che il destino è un giocattolo che l'uomo carica e scarica quando vuole. Signor Valentini, il champonone! Mi annuncio il temporale. Fate passare! Guardate, andate da me! Entra dappertutto, sconvolge tutto! Carra bordeggiando come un pescheretto. Hai sentito che fulmini? A me, quando il tempo fa così, mi dà l'allegria. A te no? Fulmini, tuoni e baci. Viene voglia di baci. Fulmini, tuoni e baci. Ah, dove vai? Non scappare. Tanto chi comanda qui dentro sono io. E nessuna donna mi ha mai detto di no quando io avevo deciso di sì. Dove? Dove va? Cosa? Paura? Bravo! E di chi? Lasciatemi, signor Mori. Lasciatemi fare, vi dico. Non fate lo scandalo. Sapete che chi ci rimette è sempre una povera ragazza. Cosa ci rimette? Un bacio dato a me non è mai stato un cattivo affare, sai? Guardate che grida! Brava, grida, mi piace. Sono stufo di essere preso in giro da te. No, lasciatemi! Lascia, maledetta! Signore, io non ho colpa, ma è meglio che me ne vada. Cosa vieni a fare tu? Via, via di qui! No, signorina, potete restare. Capisco tutto, sapete. E con voi sono tranquilli. Metti la riserva, Oh, signorina, dove andate con questa pioggia? Voi. Cosa piangete? Ma vi è accaduto qualche cosa di grave? Non ne posso più. Non ne posso più. Thank you.
È mezzogiorno. Venite a far colazione con me? No. E dove andate a far colazione? Dalle nuvole. Speriamo che non piova. Potreste cadere sopra un ombrello. Il padrone di là? Sì, ha perduto l'uso della parola. Dico io, l'avete inchiodato sotto la finestra. Ci è voluto un cavatapi per levarlo. Non ricordatemi un momento, per piacere. Perché? Vi siete comportata come Giovanna d'Arco? Intrepida. Però io ho avuto paura. Per lui? No, per me. Temevo che ve ne andasse. E infatti in quel momento ci ho pensato. Meno male, avete sistemato anche il padrone? Non lo so. Ora col suo silenzio mi fa più paura di prima. Sento che sta macchinando qualcosa. No, nessuna paura, qui ci sono io. Per quanto ormai credo che abbiate trovato altrove gli appoggi. Cosa volete dire? Niente, niente, però in questi ultimi tempi vi siete abituati a dissolvervi nel mistero meridiano come una ninfa. Ed io sento odore di fauno. Addio, addio. Addio. Guardatemi, briganti balla a salto. Signorina, un aperitivo? Grazie, ho bisogno di mostro. Vengo con voi. Grazie, ho bisogno di mostro. Ma aspettate un momento. Avete ripensato a me? A voi? Sì, voglio dire al quadro. Via, non insistete. Quel gallinaccio, com'è ridicolo. Io non faccio la professione della modella e sono una ragazza per bene. Dunque non parliamone più. Ma questi sono concetti borghesi del 1890. In fondo servire l'arte è cosa nobile. Io non sono un uomo, io sono un pittore. L'uomo Riganti non li guarderà nemmeno. Io offro un lavoro come un altro. Chiedete il compenso che vorrete, qualsiasi somma. Voi scherzate. Una donna potrebbe fare una cosa simile solamente in un caso, quando fosse innamorata del pittore. E brava, allora innamoratevi di me. Signorina, pensateci. Rifiutarsi è un'offesa all'arte. Ma è proprio vero che quella ragazza fa l'amore con l'africano? Beh, dicono. Ah, ma vi par possibile, avrà trovato qualche commesso di negozio. Toccata? Perché? L'africano anche lei? Come tutto è meraviglioso qui. Già, è vero. Non me ne ero mai accorto. Tu ti burli di me? No, veramente. Mi pare di non esserci mai venuto qui e di esserci arrivato con te. Vieni, adesso ti faccio vedere una novità. Guarda. Un gong? Sì, portato via gli antropofagi. Se ne servivano per festeggiare i loro banchetti. Un colpo per un negro di tribù nemica. Due colpi per un uomo bianco e... tre colpi per una donna bianca. Quanti colpi hai suonato? Tre. Adesso lo capisco. Due colpi per un uomo bianco. Tu hai sempre paura di Ahmed. Ahmed non fa male a nessuno. Mai mangiato un uomo, vero? E qualche volta... E lo bambino, è la mia capanna, belli tempi! Ah no, si siete a me, sai, vedi mi tac! Bravo, vai, bravo! Che ha detto? Una frase molto gentile per te. Vorrebbe... Che cosa? Che tu fossi la padrona. Sai che Ahmed è molto simpatico? Troppo nero. Una volta mi ha salvato la vita. Sì? Allora non è più tanto nero. Certo che è molto più bianco dei tuoi amici dell'albergo. Li conosci personalmente? Li conosco zoologicamente. Scommetto che è la sola persona per bene che hai incontrato è la Contessa Lotti. La cantante? Quanto è cara. Come la conosci? Qualche anno fa a Milano. Che c'è, un ricordo triste? Ti dirò dopo. Io non me ne occupo più, avete capito? Potreste essere un po' più cortese, io vi ho chiesto... Tutti mi chiedono dove è andato, dove si trova, cosa fa quella ragazza. Che ne so io, sarà innamorato di qualcuno. È probabile, è così giovane. Anche lui. Oh, via, signor Melchiore, tutti lo sanno ormai. Ecco, vedi, quella sarà la torre del Belvedere. Magnifico. E per chi facevi tutto questo? Per nessuno. Forse aspettavo te. Davvero? Già. Ma tu non aspettavi me? Ed è forse per questo che sono più felice io. Come se fosse avvenuto un miracolo. Anch'io sono felice.
soltanto... Che cosa? Renata. Dimmi. È vero che mi vuoi molto bene. Vero. E chi lo sa? Qui non è vero nulla, forse. Perché per essere vero è troppo bello. Guarda, guarda, il lago, la montagna. Questi boschi, questi fiori, questa felicità. È vero tutto ciò. Ti confesso che ho una paura pazza di svegliarmi. Non svegliarmi, Giorgio, non svegliarmi. Padrone, piroga bionda! Ecco la sveglia. La mia roba. Sì, subito. Ecco. Vieni, andiamo. Scusate, signor Morrison, sono in ritardo, ma non succederà più. Sono seduta da voi, signor barone. Grazie, signorina. Questa volta devo proprio partire. E vi confesso che non ne avevo nessuna voglia. Sfido io. Quando si ha la fortuna di vivere in un paese come questo, pieno di bellezze. Quanto devo, signorina? $350. Non so se questi bastano. Contate un po'. Contateli bene, signorina. Come dite, giovanotto? Ragione. Un tratto di denari e precisione, perché poi chi ci rimette è lei. E io non scherzo. Al primo ammanco, anche di 10 lire, licenziamento e denuncia. Non trovo di dire. Chi li piglia? Mancano 30 lire. Allora sarà meglio, signorina, che mi cambiate questo biglietto da 1000 lire. Vi prego, datemi il resto. Ecco, signor barone, e buon viaggio. Grazie, signor. Ma sarà un viaggio molto triste per me. Buongiorno, signorina. Valentini? Se il padrone chiede di me, dite che sono salito un momento dalla contessa Lotti per una commissione. Torno subito. Avanti! Voi, oh, che piacere! Entrate, entrate! Siete la sola persona simpatica di questo insopportabile albergo. Io l'avevo detto all'ingegnere, questo albergo non mi piace. Ma lui mi ha voluto fissare la camera qui. Dice che gli altri sono peggio. Come siete vestita bene, semplice ma graziosa. Sembrate dell'Ottocento. Già, tutte le cose belle ricordano l'Ottocento. Eccolo, le donne erano molto più eleganti di adesso. Perché non mi sedete? Grazie veramente. Cosa guardate? Quelle fotografie? Oh, guardatele! Sì, guardatele pure. Sono sempre io. Io in tutti i costumi, in tutte le mie opere, in tutti i miei trionfi. La mia voce ha fatto piangere Verdi, Puccini, Strauss, Ponchielli. Tutti! Piangevano tutti! Guardatele, guardatele pure! Mi ne avete per tutta una giornata. Non farei con tanto piacere, ma devo scendere. Allora perché siete salita? Per portarvi dei saluti. A me? Sì. Un signore. Un signore che abita dall'altra parte del lago. Il signor Hammond dice che vi ha conosciuto a Milano. Ah! Sì! A voi! Avete detto? Sì, sì. Sì, sì. Oh! Che caro uomo! Nuovo direzione. Oh. Io so tante cose di lui. Ah, sì? Dite, dite. Tante cose delicate. La vita, figlia mia, la vita, che cosa terribile. Che cosa guardate? Il pianoforte? No, io... Guardatelo, guardatelo pure. Mi ha accompagnato di tutto il mondo. È stato fabbricato espressamente per me. Da 20 anni la mia voce si è esercitata su questa tastiera. La mia voce... Chissà perché la vostra visita mi ha messo la voglia di cantare. Adesso ho paura di cantare.
perché prima tutti piangevano. Adesso temo che farei ridere. Se ti capite le corde vocali. Chissà come saranno le mie corde vocali. Ma non credere mirarti, se presto è stinta. Siete molto buona a piangere. Vorreste farmi credere che ho cantato bene. No, no. Ormai è meglio tacere. Meglio tacere. Signore, io non so dirvi niente. Ah. Non c'è niente per me. Andate. Rendini, quando vi riuscirà di vedere la signorina Croce? Ditele che io dopodomani parto, quindi voglio un rendiconto di cassa, capito? Va bene, signor Mori, non tornate più in ufficio oggi? Io faccio quello che mi pare. Quanto è caro, eh? Non è vero che è tanto caro? Un amore. Ecco la signorina. Non so più qualificare la vostra condotta. Non fate più nulla da mattina a sera. Avete trascurato anche l'ufficio. Se volete fare la segretaria dell'Africano, ditelo. Valentini, che modi sono? Sono i modi di un cuore esulcerato e deluso. Anche Morri è esulcerato e deluso. Tutti siamo esulcerati e delusi. Va bene, ho capito, potete andare. No, che non posso andare. Vi devo trasmettere un ordine. Il padrone parte dopo domani e prima di partire vorrei vedere i conti. Capito? Va bene, è presto fatto. Io non ho più nulla da dire. Grazie. Non ho più nulla da dire. Ho capito, io se non avessi altro da dire me ne andrei. E io cosa faccio? Vado. Quando si ha un viso pieno di espressione come il mio, la fortuna non può mancare. Ho dimenticato una cosa, scusatemi un momento. Questo è il grande albergo. Ma se volete vicino alla stazione ce n'è un altro assai comodo. Dritto di qui poi a destra. Grazie. Prego. E voi? Come mai da queste parti? Non avrei mai immaginato di vedervi. Io credo che la signorina si sbagli. E come? Roma, all'Excelsior, non ricordate? Quando io vado a Roma scendo sempre al Continentale. E non eravate alla crociera Spaini sull'Albatros? Mi dispiace, signorina, ma non... Ah, scusatevi, io sono Diana Ponzio. Piacere. Amol. Uno strano gioco di fisonomie. Già, evidentemente. Figuratevi che stavo proprio pensando di trovare qualcuno che mi accompagnasse alla posta, perché io non so mai dov'è la posta. E allora quando vi ho visto ho detto, oh, come sono fortunata, guarda un amico, perché devo parlare con il direttore per certi disguidi. Ma non importa, pazienza. Prego, prego, se posso essere di utile. Davvero? Vorreste? Sì, io conosco molto bene il direttore della posta di qui. Senza complimenti. Non saprò mai come ringraziarvi. Per carità, tanto più che devo andare anch'io da quelle parti per un telegramma. Calmati. Non c'è dubbio, non c'è dubbio possibile. Mancano 3.000 lire. Ho fatto e rifatto le somme, ho controllato il liquido, le ricevute, tutto. Mancano 3.000 lire. Una rovina, Valentino, una rovina. Sentite, Renata, rifate con diligenza i vostri conti. Io sono sicuro che vi sono stati rubati. E non mi sbaglio. Avete visto come sorvegliavo di Rivalta? Ma no, di Rivalta mi ha dato un biglietto quasi nuovo. Lo riconosco. Eccolo, io gli ho dato il resto. Voi siete ottimista, invece l'ha preso lui. È un ladro, e sta scritto qui. E non mi sbaglio. Cosa c'è? Mi sembrate sconvolto. Cosa avete? Nulla. No? Mi pareva.
Senta, non dite niente adesso. Forse si tratta di un errore di calcolo. Ma stanotte lavorerò, farò di nuovo tutta la revisione. Ma non agitatevi così. 3.000 lire sono molte, ma si possono sempre trovare. E che cosa non farei io, però? Valentini, ve ne prego. Piuttosto confesserei tutto a me. E sarebbe peggio. E poi non tanto per le 3.000 lire. Già. E adesso, per favore, lasciatemi. Domattina registratemi queste fatture. Ma cosa dico? Sentite, signor Mori. Dite, dite. Sapete bene, io sono quello che sono, magari brutale, rotto, se volete. Ma devo sempre parlare al mio cuore. Volevo dire se per voi era lo stesso di farvi il rendiconto di cassa al vostro ritorno. Ma io non ritorno che fra una settimana. Bene, se non sarà troppo tardi. Ho detto per dopo domani. In 2 giorni non avete tempo? Per carità. Si sbriga in poche ore. In poche ore. Voi certamente conoscete qualcuno che, sapete, di quelli che prestano denaro, se uno ne ha urgente bisogno. Signorina, non ne conosco più uno qui, io. Voi? Oh, sentite, io avrei urgente bisogno di 3.000 lire. 3.000 lire da restituire presto, ma ne avrei bisogno entro questa sera, o al massimo domani al tramonto. 3.000 lire? Signorina, io sarei ben lieto di fargli cosa gradita, ma non presto denaro. Specialmente se sono belli. E perché? Perché non lo restituiscono mai, o almeno non restituiscono danaro. Roba. Mi dispiace. Avanti! Scusatemi se vengo così di buon'ora a disturbarvi, ma ho proprio tanto, tanto bisogno, e allora... Avete fatto benissimo. Tanto più che anch'io ho bisogno di voi. Non di voi precisamente, ma infine di qualcuno che vi faccia la cortesia di spedire questo telegramma. Leggetelo, leggetelo pure. Così avrete un'idea degli amministratori privati. Guardatevi dagli amministratori privati, guardatevi. Va bene, andrò a fare questo telegramma. Grazie. Ma che cosa volevate da me? Oh, niente, una sciocchezza. Non capisco nemmeno come ho fatto a salire a quest'ora. Ma non fa niente. Adesso vado a spedire questo telegramma e poi ritorno. Padrone, c'è la signorina. Dammi la lettera. Renata. Giorgio. Vai ad avvertire che la signorina resta a colazione. No, no, oggi no. No, perché? Vai, vai. Non posso restare. Sono venuta soltanto per... Per vederti, parlarti. Ma che? Ti è accaduto qualcosa di spiacevole? Mi preoccupi, guardami. No, no. Sono una sciocca. Intanto parla tu. Raccontami qualcosa. La tua voce mi fa coraggio. Vuoi che parli io? Sì, non hai nulla da dirmi. Ho tante cose. Prima di tutto questo. Che ti amo. Bisogna che tu non dimentichi mai che io ti amo. Sì.
Si direbbe che vuoi persuadere te stesso. No, voglio che questo sia il fatto più importante. Nessuna cosa per noi deve avere un'importanza maggiore. Che vuoi dire? Renata, io avrei dovuto avvertirti subito, dirti tutto subito, ma alle volte la felicità ubriaca. E poi la paura di sciupare tutto, di svegliarsi, come dicevi tu, ti ricordi? Non svegliarmi, mi hai detto. Ma che accade? Renata, io non sono libero. Giorgio. No, non così, non così. Bisogna che tu mi aiuti adesso. Giorgio. Ero ancora giovanissimo, una stupidaggine da ragazzo. Matrimonio grottesco. Ma non la vedo da molto tempo, per non vederla più fuggina. Ho fatto di tutto per liberarmi da questo legame, ma non ci sono riuscito. Non ho dovuto combattere soltanto con la legge che mi avrebbe accordato ogni diritto. Ma il peggio è che ho dovuto combattere contro il malanimo, contro il peccato. Ascoltami, Renata. No, no, lascia. Renata. Ma non capisci che ora non posso più restare qui? Promettimi almeno di aver fede, di aspettare. Padrone, il pranzo è pronto. Lo mangio. Perché sei solo? Già. Perché sono solo. Voi? Ma che bella sorpresa, io... Vi non... prego, non parlate. Ditemi solo se potete darmi 3.000 lire entro domani. Certo, anche immediatamente. A voi? Grazie. E dove posso? Là, è dietro quella tenda. Gentile, non guardatemi finché non sia in posa. No, non temete. Io volterò le spalle fino a quando non mi direte che siete pronti. Quando sarete pronti, poi salirete lassù. Va bene? Signorina. Non mi voltate. No, non temete. Sapete che oramai avevo perso tutte le speranze. Ero giunto a dire a me stesso, no, Riganti, rinuncia a quest'opera. Oramai la tua carriera di pittore è finita. Non puoi andare più in là di quello che hai fatto. È triste, sapete. Sono pronto. Ma non dovete tenere abbassato il capo. Ah, penserò io poi a non farvi riconoscere. E non arrossite. Non c'è niente che vi debba mortificare. Sapete che cosa si prova davanti ad una statua? Ti ho abbandonato quel braccio. Ecco, brava, così. Un sentimento di rispetto. Non voglio, non voglio. Staccate subito quello stupido cartellino. Staccate subito. Ma contessa, li vogliono tutti. Contessa, pensate che c'è gente che colleziona quelle cose. Ma io non voglio che si sciupino le mie valigie. Non l'ho mai permesso, mai. Ed ora fatemi pagare il conto, un assegno da cambiare. Non credo che ci sia la signorina. Ma io voglio pagare. Non occorre, contessa, la direzione sa dove siete. No, no, non posso avere dei debiti. Cose di gioventù, ne ho avuti troppi. Adesso mi danno la nausea. Oh, ecco la signorina. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Sapete che sono contento di andarmene di qui. Cosa volete? L'idea di vivere in un albergo dove c'è un padrone come Mori? È una gran disgrazia nascere così. Ecco il vostro conto. Com'è? Siete sicura di non sbagliarvi? No, no, va bene così. No, 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 no. È troppo poco. Sentite, io vi do 100 lire di più. Fatemi stare tranquilla.
Se quell'uomo trova che avete sbagliato un conto, è capace di percuotervi con un bastone di bambù. Ma no, contessa, vi ringrazio. Sono sicura che va bene. Non volete 100 lire di più? No? E allora come faccio a darvi una mancia? Grazie, contessa, non ne accetto. Come volete, ma almeno ricordatevi sempre che alla villa dei rododendri avete un'amica che vi aspetta. Datemi un bacio. Ecco, che cosa volevate da me ieri? Mi diceste che sareste tornata? Una sciocchezza. Non ricordo nemmeno più. Anche voi, la memoria. Memoria. Io penso che chi sogna molto non possa avere memoria. Addio. Buon viaggio. Andata via, la scema? Non è una scema. Chi è una cliente? La vado all'inferno ugualmente. Oh, vediamo questo rendiconto. Potete controllare. Non mi pare che la signorina Renata sia un po' agitata in questi giorni. Piuttosto. E la ragione? Mistero. Innamorata? Dicono. Peccato. Per gli altri aspiranti, volete dire? Per gli altri aspiranti, naturalmente. Non la prendete il tigre? Grazie, già preso. Insomma, tutto va bene. Non manca nulla. Come vedete? Vedo, vedo. Nulla. Io sarei curioso di sapere come... Che cosa? Niente. Come fate voi, così poco ordinati, distratta da tante cose, ad avere i conti in regola? Voi vi domandate come faccio. Mascalzone. Poi dico, ragazza. Sì, mascalzone. Facciata fuori di qui. Me ne vado, sì, e con tutto il piacere. Signorina, volete avere la cortesia di aiutarmi in cucina? Oggi abbiamo molto da fare, perciò... Ma io, signora, io me ne vado. Niente affatto. Se la signora ha bisogno di voi, non ve ne andate. Restate ancora, signorina. Fate questo sacrificio. La fine della stagione non è lontana. Hanno portato la provvista straordinaria della carne per questa sera. Bisogna controllare il peso, sapete? All'ingresso di servizio. Va bene. Dopo verrete in cucina. Questi ragazzi fanno un diavolino insopportabile. 15 chili. Tu lasciateli fare. Cosa hai detto? 15 chili. La mia lettera! La mia lettera! Adesso ti aggiungo io! Lasciami stare che ho perso tutta la mia lettera! La mia lettera! La mia lettera! La mia lettera! Cric, cric! Dammi la mano! Cric, cric, cric! Ma signorina, venivo appunto in cerca di voi. Va bene per le 4. Va bene. Signorina? Pare che un ragazzo che cercava di voi sia quasi annegato. L'hanno salvato. Un ragazzo. Accompagnami. Crick! Che è successo, Crick? Che è accaduto? Avevo. Andatevi. Avevo una lettera per voi, del padrone, ma mi è caduta nell'acqua e non l'ho potuta prendere. Non devi angosciarti così, Crick, non c'è ragione. Appena potrai andrai dal padrone e gli confesserai la verità. Non devi aver paura. Ma il padrone è partito. Partito? Sì, non ho lasciato che quella lettera. Partito. Andiamo a letto, ragazzo. Dov'è la signorina Renata? Dove è dovuta andare verso lo studio dei Riganti. Lo studio dei Riganti? Io, vedete, non mi sono mai innamorato seriamente. Perché un vero artista, per innamorarsi, vuole soprattutto questa certa virtù. C'è un pittore la bellezza. C'è uno scultore le forme. C'è un musicista l'armonia della voce. No, state tranquilla, non entra nessuno. Chi è? Sono io, Valentino. E cosa volete? La signorina Renata è qui? No, non c'è nessuno. Ci sono soltanto io che amo lavorare senza essere disturbato. Scusate, ma avevo una bella notizia per la signorina Renata. Si tratta di un'eredità, fate tutti gli auguri da parte mia. No, non è un'eredità, soltanto sono riuscito a far arrestare il ladro dai 3.000 lire. Che 3.000 lire?
Come, non sapete che le hanno rubato 3.000 lire? No. Ma io ho messo le mani sul ladro. Anzi, ho un telegramma qui. Fermato, indiziato. E dite denunci. Vi racconterò tutto una prossima volta. È interessantissimo. Buon lavoro, signori Ganti. Le hanno rubate 3.000 lire. Sì. Da 5 anni io ripeto la stessa cosa. Non ho niente da modificare. Tu vuoi che io ti sacrifichi tutto quello che possiedo? Tu mi tieni con un ricatto? Ma è la legge, caro, che me lo consente. Se no, arresto tua moglie. Che fastidio di te. Molto. Ah, ma come sei diventato cattivo con me. Pensare che sei qui da 5 minuti e non ti ho ancora chiesto un soldo. Insomma, finiamola. Sì, finiamola. Devo andare in scena. Su, vieni, caro, non ti farà senso. Prego subito. Ah, no. Prima di andartene dobbiamo aver deciso tutto. Che fretta hai. Sei innamorato. Può anche darsi. L'ho sei stato anche di me. Per poche ore. Il tempo che occorreva a un ragazzo intelligente per accorgersi di essere stato un imbecille. E allora io sono sicura che non sarà per il denaro che ti fermerai. Del resto, se capitalizzi tutto quello che devi darmi tutti i mesi... Ah, basta, basta. Domani vieni dal notaio. Ah, Riganti, come va l'amante segreta? Non ne parlate più o ci avete rinunciato? Ah, ci ho rinunciato. E mi dispiace perché, tra le altre cose, era anche un bel titolo per un quadro. Non ci credo. Vi giuro che faremo carriera insieme. Pensate che coppia, io col mio volto espressivo, voi col vostro sorriso. Non scherzate, ditemi di sì e vi prometto fra 8 giorni un contratto. E poi via, campo lungo. E voi cosa volete in cambio? Baci, in primo piano. Signorina! Lo dicevo che tutti voi vi eravate ingannati sul conto di quella ragazza. Io no. Avete più visto l'africano? L'africano sembra che torni domani. Ah, e come lo sapete? Così. E se torna domani, chissà. Che cosa? L'invitiamo alla nostra festicciola, no? Renata! 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 Perché scappavi? Non mi avevi veduto? No. Come stai? Renata, Renata, io sono libero, libero, capisci? Adesso posso portarti via con me, dovunque. Posso darti il mio nome, la mia vita, tutto. Mi ascolti? Sì. E non dici niente. Ma come io credevo di portarti la felicità? Ma è possibile che tu sia cambiato in così poco tempo? Renata, cosa c'è? Parlami, guarda. Giorgio, io adesso non posso più. Che cosa non puoi più? Non posso più essere quella che ero per te. Renata. Non domandarmi di più. Ah, no. Adesso devi dirmi. Devo, e perché? Sì, buono, Giorgio, lasciami andare. Rimani qui, non voglio che ti vedano con me. Cercate me? Sì. Mi avete invitato per domani sera, vero? E l'invito resta, naturalmente. Che cosa farete per farmi passare una bella serata? Tutto quello che vorrete. Verremo, danzeremo, canteremo. E se proprio non sarete di umore variabile come poco fa, potremo tentare anche una volatina sentimentale. Va bene, vedremo. A domani sera. Grazie, sono contento. Sono contento. Adesso non vi darete più del cretino. Ma io non vi ho mai dato del cretino. Ma mi pareva. È dello scemo. Non noto la differenza. Ad ogni modo vi ho servito a dovere. Sono riuscita a convincere la ragazza. Davvero, verrà. Avvinta, trassinata. Sarete contenta. Ma sarò più contenta dopo, quando sarà accaduto quello che deve accadere. Siete deliziosa questa sera. Si tratta sempre di prendere una decisione. Una volta presa, via! Guardate sempre quella là. Non so perché l'abbiano invitata. Si direbbe che abbia bevuto. O finge di aver bevuto. Oppure... Ma... Bella festa, vero? Tutte le feste incominciano bene. E poi... Oh, ma questa avrà un crescendo. Beh, e come va il vostro romanzo poliziesco? Niente. L'ha derubata dalle 3.000 lire e non ha voluto fare la denuncia. E il ladro è a piede libero. Bella figura avete fatto. E chi è questa persona così caritatevole? L'ha derubata? Segreto professionale.
permette di una festa privata, prego. Io sono. Non si può entrare. Ah, scusatemi. Veramente non mi aspettavo che sareste venuto. Il vostro biglietto era molto gentile. Ballate? No, grazie, non ballo. Allora andiamo al bar. Volentieri. Bevete? Sì, cognac. Per me è il solito. Perché non ci metteremo qui a fare due chiacchiere? Volentieri. E così siete tornato. Perché sapevate che ero partito? Tutti noi sapevamo che eravate partito. Tutti chi? Tutti significa tutti, oppure qualcuno in maniera particolare. Non capisco che cosa vogliate dire. Credete che il vostro romanzo sentimentale non sia stato seguito da tutti noi con il massimo interesse balneare? Il mio romanzo? Oh, su via, non fate troppo il cavaliere antico. Non c'è proprio nessun pudore da proteggere. Che sorpresa, come sono felice. Con permesso. Grazie. Felice di che? Di vedervi qui, finalmente, in buona disposizione verso i piaceri della vita. E questo vi rallegra? Sì, perché io sono qui pronto per raccogliere le briciole del vostro banchetto. Signor Valentini? Ma non importa, non c'è bisogno, faccio da me. Vabbè. Buonasera, signor Valentini. Oh, buonasera. Ah, voi volevate farmi arrestare per furto, non è no. vero? No, io adesso... Sì, fate bene a balbettare. Perché ero venuto qua con la ferma intenzione di prendervi a schiaffi. Guardi, lei... Ma voi balbettate? E allora? Io sono costretto ad accontentarmi soltanto di dirvi che siete un imbecille. E adesso? Musica. Continuate, signori, a ballare. Anzi, se permettete, ballo anch'io. Posso? Vi offendete se vi dico di no? Ah, no, se mi dite di no, vado a prendere a schiaffi quell'imbecille. Del resto, se volete proprio sapere con chi avete avuto a che fare, sparite fino a mezzanotte. A mezzanotte venite nello studio del pittore Riganti. Sapete quel padiglione in mezzo al parco? Vi aspetterò. Vado a vedere quante bottiglie. Vado un patto però. Nessuno mi deve seguire. Il segreto della mia biblioteca deve restare inviolato. Promettete? Io so dove sono i bicchieri. Vogliamo entrare anche noi, non ci fidiamo. Ah, rispettiamo i passi, altrimenti non si vede. Vorrei sapere che cosa state macchinando. Permettete? Vieni. Ecco. Conto. Tutto pagato, signore. Non niente affatto. Ecco. Grazie. Ecco il capolavoro.
Oh, come li permettete? Stasera si svelano tutti i misteri. E pensare che aveva detto che non aveva finito, cioè aveva rinunciato. E invece... È veramente bello. Ah, è prezioso. È un po' ardito però. Cosa significa? E complimenti, dove avete trovato la modella? È quello che vorrei sapere anch'io. Sentite, amici, io non volevo che questo quadro fosse veduto da nessuno prima che fosse finito. Ma è finito? No, non è finito, dunque vi prego di rimetterlo dove l'avete preso. No. Noi vogliamo sapere chi ha ispirato il pittore, chi è la modella, chi è questa amante segreta. Ma nessuna modella, è una cosa di maniera.